Buonasera a tutti, amici di C'era una volta, puntuali alle 21, come vi abbiamo avvisato nei giorni scorsi via social, e adesso vediamo se ci raggiunge. Perché senza di lui non esisterebbe C'era una volta e soprattutto, ecco. Dicendo, credo, senza di te, cioè, sei tu che dai le notizie, quelle appunto particolari del ciclismo e del fantaciclismo. Sei tu l'esperto, sei espertissimo per un motivo, no? Ciao Edo, Ciao, ciao, come come stai? va? Bene, bene, io bene. Allora, io non tanto bene perché c'è l'orologio qua che suona. Deve battere ancora un po' di colpi, ecco, ho finito. Forse vicino siamo puntuali, come abbiamo detto, non sbagliamo mai un colpo. Cominciamo a parlare partendo da cosa, Edo? Da cosa vuoi cominciare? Ma iniziamo dalle ultime due corse a tappe, dai. Partiamo Quale vuoi? L'italiana o la francese? dalle cose un pochino più di livello più basso, quindi dalla Francia, dai. Partiamo allora dalla Parigi-Nizza, lo sappiamo tutti, vittoria a Schachmann. Perché? Perché un campione, dobbiamo dirlo, sloveno, sloveno di nascita, di nome che fa Primoz, di cognome che fa Roglic, non è la prima volta che butta via una gara, come è successo al Tour de France dell'anno scorso, ha buttato via anche la Parigi-Nizza. Boh, non credo che ci sia bisogno di raccontare. Vuoi commentare un po' quello che è successo? Boh, è stato sicuramente sfortunato perché aveva la corsa più che in pugno ormai, era una tappa relativamente tranquilla, l'ultima, però niente, è caduto due volte, non si sa bene la dinamica perché non è stato inquadrato il momento né della prima né della seconda caduta. È chiaro che poi corsa è corsa. Come è stato ripetuto più volte in questi ultimi giorni, quindi come lui è andato a prendersi la vittoria il giorno prima in salita, superando negli ultimi metri il ciclista in fuga, allo stesso modo la Bora si è messa a tirare quando lui appunto è caduto e niente, sfortuna. Lo stesso Roglic ha detto: così è la vita, si prende quest'altra delusione, ma sono convinto che comunque un corridore come lui riuscirà a vincere in futuro. Qua ho tutto scritto, le cose che devo dire. C'è stata una tappa che è stata molto discussa. Ho visto anche il video di GCN, GCN Italia, i nostri possiamo li chiamare colleghi, hanno parlato di ciò, della tappa dove c'è stata la fuga, aiutami, dello svizzero. Parlando sempre della Parigi-Nizza, sì, Sempre Parigi-Nizza. quella che arrivava alla Colmian, in salita. In pratica, io mi ricordo il nome dell'atleta, però praticamente ha fatto la fuga con i suoi compagni di fuga, poi è riuscito anche a staccarli e poi ha avuto la beffa a 30 metri dall'arrivo, proprio per colpa di Roglic. Cioè, tu cosa ne pensi? Secondo te avrebbe dovuto lasciare la vittoria o invece Primoz ha fatto bene a comunque prendersi la vittoria, i minuti di abbuono, appunto, grazie alla vittoria. Ma io dico che dipende, perché Roglic comunque in un certo senso era sicuramente usciva molto provato dall'esperienza del Tour dell'anno scorso, che ha perso anche lì alla penultima tappa, e quindi è chiaro che magari un corridore dice anche 10 secondi di abbuono
magari 3-4 secondi sono comunque importanti. E quindi se sto bene vado a cercare di prendermi più secondi possibile. Però io da parte mia, avendo vinto comunque già due tappe, avrei evitato di magari far esplodere la corsa, fossi stato in lui, e magari lasciando la vittoria al ragazzo della Bahrain. È chiaro che ognuno è diverso, ognuno ha il suo modo di pensare, poi loro sono campioni, quindi magari hanno anche un'altra mentalità, però questo è il mio punto di vista, insomma. Possiamo parlare di karma? O siamo troppo cattivi? Io ci credo nel karma, quindi per quello anche avrei evitato, ecco. Invece c'è Kimberly, non so cosa risponderle. C'è un modo per buttare fuori la gente da live o no? Perché dice che non è d'accordo nel definirci colleghi noi, cioè io e te, con il Brambo e il Maranga. Io non so cosa dire, Edo. Non ho parole, ti giuro. Ma lasciamo rispondere Brambo e Maranga. Cioè. Ecco, quindi lanciamo questo messaggio. Loro cosa fanno? Lanciano la borraccia, no? Hai visto quel video? Che lanciano la borraccia, sì. Sono sperduti, che devono andare a Civita di Bagnoregio. Non spoileriamo, magari ci sono dei nostri amici che devono ancora vederla. Noi lanciamo un messaggio al Maranga e al Brambo, magari per fare un video insieme e rispondere a questa domanda. Come? Continua. Noi siamo colleghi, Kimberly. Non... Basta, dai, esci fuori dalla live. Allora, accantoniamo la Parigi-Nizza, passiamo, come hai detto tu, alla gara principale, alla gara regina, quella che il 99% di noi ha visto, ovvero la Tirreno-Adriatico, che ha avuto un grande seguito sia da casa, ma soprattutto dal punto di vista dei corridori che hanno partecipato. Basti vedere il podio, ricordando Pogacar sul gradino più alto, a seguire Van Aert e Mikel Landa. Cosa dobbiamo dire su Pogacar, Edo? Cioè, alla fine i gesti parlano da soli, secondo me. E è veramente, veramente forte. E l'ha già dimostrato all'UAE Tour, ha vinto già due corse a tappe quest'anno, quindi insomma il suo potrebbe averlo già fatto, anche se secondo me è un grande candidato a riconfermarsi al Tour. Potrebbe essere arrivato in forma troppo presto, almeno questo secondo Froome, che ha rilasciato un'intervista dicendo che sia Pogacar che Roglic potrebbero essere in forma troppo presto, però secondo me se sfruttano bene il periodo tra queste corse iniziali e il tour possono avere un secondo picco di forma anche più alto rispetto al primo. E quindi io mi auguro, anche perché è un corridore che mi piace molto, che Pogacar possa vincere anche il tour di quest'anno. E altri corridori forti a questa Tirreno, insomma, Van Aert, abbiamo già detto, e anche lì, insomma, non c'è bisogno di presentazioni, è un corridore veramente forte, a cronometro fortissimo, in volata se la gioca con i velocisti più puri. Van Der Poel, altro nome incredibile, e ci ha fatto vedere anche lui grandi cose vincendo due tappe. E è chiaro che con un parterre del genere una Tirreno Adriatico ha più seguito rispetto alla Parigi-Nizza, e speriamo di avere un parterre paragonabile anche al Giro d'Italia. Speriamo. Intanto mi si è accesa la luce qua alla mia destra e mi si è accesa anche una campanellina in testa, la lampadina in testa. C'è stata una cosa, c'è stato un evento che magari nessuno credeva potesse succedere.
nella crono della Tirreno Adriatico. Ganna non ha vinto la crono. È stato battuto da Van Aert. Comunque, un atleta di quel calibro, cosa vuoi dirgli? Cioè, puoi solo tirare giù il cappello. Però, cosa gli è mancato a Pippo Ganna per portare a casa la crono? Ma mancato secondo me un po' magari è stato un po' affaticato per i giorni precedenti, ha lavorato comunque molto per la squadra e già la tappa prima, sentivo quello che diceva il magro io, seguendo su Eurosport, e diceva che lo vedeva già affaticato la tappa precedente, quindi magari un po' diciamo, sintomi di quanto del lavoro fatto i giorni prima. E poi bisogna comunque considerare che aveva di fronte gente specialista delle prove contro il tempo, e Kung, ma soprattutto Van Aert, e quindi secondo me ci può stare una giornata, tra virgolette, no, perché alla fine comunque non è che è sprofondato, è arrivato a 9 secondi dal primo. E secondo me è del tutto normale e ce lo potremo aspettare vincente già dalla prossima cronometro. Rimanendo sempre sulla Tirreno Adriatico, adesso in particolare parliamo di Mathieu Van Der Poel. Abbiamo visto che una tappa l'ha vinta scattando da 70 km, no? Sì, Dall'arrivo? una cinquantina, sì. Una Ecco, una cinquantina. A cinquantina. detta sua perché aveva freddo. Intanto salutiamo Jonathan Milan che è entrato adesso nella live. Ciao Jonathan. Tornando a noi, la domanda è: Van der Poel potrebbe diventare un nuovo Peter Sagan col suo modo di fare, col suo talento? Sono due corridori molto diversi, sono due corridori diversi perché mentre Van der Poel tiene tanto anche sulle salite un pochino più lunghe, per Sagan non è proprio così. In particolare, secondo me, Van der Poel è più completo rispetto a Peter, però sicuramente sono corridori di entrambi di grande calibro e Van der Poel ha tutta la carriera davanti per poter, perché no, imitare ed eguagliare appunto i successi di Sagan. E anche come diciamo le gare a cui può puntare possono essere anche le stesse, essendo che è comunque anche veloce, come abbiamo visto alla Tirreno. Sì, io intendevo proprio imitare le sue gesta, diciamo, divertenti. Ah, boh, Dai, abbiamo partire con. visto com'è arrivato quando ha vinto lì la tappa, battendo in volata Alaphilippe e Van Aert, braccia conserte, abbiamo visto, Perché aveva freddo? O no? No, perché quella aveva. volta lì perché gli andava. Ci hanno fatto su una serie di meme che sta ancora continuando, quindi. Hanno imitato il senatore americano, quello che. Esatto, sì. Buon arrivo epico quello lì, rimarrà nella storia. Ma aspetta, era quell'arrivo che ho visto una foto che aveva il manubrio mezzo rotto, aveva la presa di destra. Era quell'arrivo lì o un altro? No, quello era una gara precedente in cui si sì, ha tirato la volata al compagno, ma solo perché aveva rotto il manubrio. Altrimenti l'avrebbe fatta e probabilmente l'avrebbe anche vinta. Poco ma sicuro. Stiamo andando verso la conclusione della diretta. Milano-Sanremo, una nuova classica, sempre in terra italiana.
Anche qui mi sono preso nota di un paio di nomi, ma veramente un paio me ne ho presi. E c'è un parterre incredibile. I soliti Van Aert, Alaphilippe, Schachmann, poi il giovane Pidcock, Kwiatkowski, il Bettiol, l'italiano delle classiche, Peter Sagan. Hai altri nomi da aggiungere? Cioè, per me basterebbero anche questi, però la lista è bella lunga. Van Aert, Van der Poel, Van Avermaet, sì. Van Avermaet. Sì, la lista è lunga ed è una gara, come al solito, difficile da interpretare. Potrebbe arrivare un corridore come 3 anni fa, il nostro caro Vincenzo Nibali. Impresa che, insomma, grande, grande impresa. Oppure potrebbe esserci una volata ristretta con uomini che tengono in salita ma che sono anche veloci. E tra questi io direi Ballerini, Matthews, insomma Vendrame anche per l'Italia. Difficile comunque pensare ad una volata come quella di 2 o 3 anni fa, No, del 2016 in cui vinse De Mar, perché le salite sono abbastanza dure, quindi ci sarà selezione. Non anticipiamo, Edo, la nostra formazione del fantacycling, che la metteremo nelle storie domani, ma anticipiamo soltanto brevemente se abbiamo messo qualche possibile rivelazione. L'abbiamo messa Sì, qualcuna? ci sono sicuramente possibili outsider e i nomi che mi sento di fare, non necessariamente perché li abbiamo inseriti nella formazione, ma sono quelli di Laporte che ho visto tenere molto bene in salita alla Parigi-Nizza e quello di Magnus Cort Nielsen, che anche lui ha fatto una buona Parigi-Nizza vincendo anche una tappa. Quindi questi due sono due nomi, due possibili outsider che mi sento di consigliare, ecco. Okay, questi nomi da tenere d'occhio. Edo, hai qualcosa da aggiungere? Qualcos'altro di cui vorresti parlare? No, posto così. Mi Poi può rischiamo sono di annoiare i nostri follower. piaciuto perché boh, mi hanno detto, dai, facciamo una diretta Instagram così magari possono farci delle domande in diretta. Boh, non ce l'hanno fatte, io spero, Sono solo penso. criticato perché mi hanno detto di essere colleghi del Maranga, però vabbè, Edo, ce ne io andiamo come così, ce ne andiamo così. entro da una parte e esce dall'altra. Proprio queste cose non mi toccano. Niente allora, Edo. I nostri consigli, analisi le abbiamo fatte. Domani, vi ricordo, sulle nostre storie, le formazioni nostre del Fantacycling per la Milano Sanremo. Niente, state collegati sui social. Ogni settimana nuovi aggiornamenti, novità sul mondo del ciclismo. Non mi resta che salutarvi tutti quanti e ci vediamo alla prossima diretta. Ciao Edo. Ciao ciao!